Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo in un nuovo vlog. Scusate se non urlo tanto, ma sono tipo le 5.40, mi sono svegliato da appena 40 minuti e oggi è così presto perché oggi andremo a Milano. Detto questo, andiamo alla sigla. Ok ragazzi, siamo arrivati sul treno Italia Freccia Bianca. Siamo io, e Eleonora e Mattia, che non vuole vedere il video, quindi vi farò salutare soltanto da Eleonora. Perfetto. Siamo arrivati a Milano. Saluta Ele. Che bello. Lo sacco che non ci venivo. Ok ragazzi, siamo arrivati a Milano e come primo luogo che siamo venuti a visitare siamo venuti a vedere il Bosco Verticale, perché sia io che Mattia ne avevamo un sacco sentito parlare, lo volevamo vedere da sotto e quindi eccolo là. Mi rendo conto che non avendo lo zoom nella telecamera si vede quel che si vede, però è questo ed è bellissimo. No, davvero è molto bello, non me l'aspettavo fosse così tanto bello. Poi vabbè, anche questi giardini mi piacciono un sacco. Stranamente, essendo venuto a Milano per Pasquetta, cioè non c'è nessuno, è veramente vuota come città, vero Ele? Vuota. C'è anche la biblioteca degli alberi, che penso che sia questo parco qua in generale. Esatto. Ok. Ok, magari non me ne fregherà nulla e lo capirei, però dato che comunque io studio comunque per i bambini e così, volevo vedere questo parco giochi qua perché da lontano mi sembrava stupendo e cioè effettivamente mi sembra fatto da Dio. Sia come attrazioni che come spazio che come colori è veramente molto molto bello, cioè secondo me ci dovrebbero essere anche a Bologna e mi dispiace che per ora non ne ho ancora visti, quindi boh, molto approvato, bravi. Ok, questo è il massimo che vi riesco a far vedere da vicino del Bosco Verticale, però veramente wow, cioè sarà anche la prima cosa che ho visto qua di Milano, ma mi è piaciuto un sacchissimo. E vabbè, comunque questo qua è il parco in generale. Ve lo faccio vedere per l'ennesima volta, ma perché mi ha stupito molto molto in positivo. E questo qua è un bellissimo palazzo della Unicredit. Siamo al Duomo. Allora, è ancora mattina, quindi non ho ancora fatto nulla. Però, sempre qua, probabilmente questo pomeriggio mi troverò con alcuni miei iscritti della pagina Instagram RedTV e anche iscritti del canale YouTube. Quindi inizio un attimo a vedere com'è la zona per capire meglio dove poterlo fare. Ok, se andate a visitare la Mondadori Store, che Nora era tanto tanto contenta. Ti è piaciuta? Sì, era grande e bella. Ok, e adesso abbiamo fatto un salto veloce veloce a vedere qua l'Apple Store, perché nessuno c'era mai stato e l'avevamo sempre visto cioè nei video. Quindi boh, ero abbastanza gasato ed effettivamente è molto bello. C'è le cascate, tutte le altre robe lì da sopra, per farvi un'idea. Sono veramente molto scenografiche. Un po' scomodo, intanto comunque ci sono un botto di rampe da scale da fare, però per il resto bello. Ok, dopo pranzo abbiamo pranzato da KFC. Che voto gli dai a KFC? 8,5. Ok, più o meno gli è piaciuto. Siamo venuti qua sui Naviglie per vederli. E boh, mi aspettavo qualcosina di un pochino diverso, sinceramente. Saliamo sul ponte. Però adesso saliamo sul ponte. Vediamo un po' com'è. Intanto piccola inquadratura. Ma no, raga, abbiamo sbagliato! Sono questi i navigli, quelli belli! Sì, ok, questi qua sono decisamente fatti bene. Sì, direi che adesso scendiamo, così andiamo a fare una bella passeggiata lì sui navigli. Ok, allora, sorpresa delle sorprese, avevo deciso di fare un mini raduno con gli iscritti, quelli che volevano venire, ovviamente non mi seguono in tanti, quindi ovviamente eravamo in pochi,
e qua a Milano, sia con gli iscritti di Instagram, quindi quelli di Reddit V, sia con quelli di YouTube, e quindi è arrivato Julian, che è un mio iscritto, e vabbè, quindi adesso per ora non dovrebbero arrivare altri. Se ne arrivano altri che mi scrivono su Telegram al massimo, e li aspettiamo. Comunque adesso andiamo a prendere un bubble tea, e poi andiamo a vedere il castello sportesco. Allora, siamo ancora tutti insieme con il raduno. Praticamente abbiamo fatto, ci siamo fatti un salto a prendere un bubble tea, che non ho filmato, probabilmente vi metto una fotina qua veloce, se la riesco a recuperare da Instagram, forse. E adesso siamo al Castello Sforzesco, che facciamo un giretto, ci riposiamo un po', e molto tranquillo. Ora chiederemo a Eleonora se preferisce il traffico, ovvero la gente stipata, dentro l'autobus o dentro la metropolitana. Direi dentro la metro. Perché? Perché la metro è meno probabile che faccia incidenti, non devo obliterare e non c'è il conducista che impreca. Non c'è il conducista che impreca. Fatality. Ok, siamo in ritorno verso casa, scusate se non alzo tanto la voce, ma siamo in treno e non voglio urlare. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere like, se non vi è piaciuto mettete dislike, però magari scrivetemi nei commenti cosa non vi è piaciuto. Ricordatevi inoltre che nei commenti mi potete scrivere tutto quello che volete e di iscrivervi al canale. Mi trovate sia su Instagram che su Facebook, link qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!